Ciao a tutti, sono Marco di Edgemoni, un nuovo modello di hub tecnologico in Sicilia ed è per me un grandissimo onore essere oggi qui con Roberto Falcone. Ciao Roberto e benvenuto. Ciao Marco, piacere tutto mio e complimenti per l'iniziativa, è veramente bella quella che sta nascendo al sud. Da persona nata al sud non può che farmi ancora più piacere. Grande Robby, lo apprezzo davvero. Tra l'altro tu sei stata una delle primissime persone a cui ho raccontato e mi ricordo esattamente quella call. Era tipo gennaio, c'era freddissimo, tu eri a Zurigo e c'era gente in camicia sull'autobus e non ce lo potevamo spiegare. Io ero col maglione a collo alto, c'erano tipo 20 gradi a Palermo. Anche l'inverno a Zurigo è tremendo, è tremendo. Chi è Roberto Falcone? Roberto è Senior Digital Product Designer in Google. Precisamente Roberto lavora su YouTube, ma in realtà Roberto lavora su quello che dal 99% delle persone è ritenuto il male assoluto. E te lo dico perché anche io, come sai, ho lavorato per tutta la mia carriera sull'advertising. In realtà Roberto lavora sugli ads di YouTube, dal mio punto di vista super interessante. In realtà, come ci siamo detti, l'advertising è l'unica possibilità oggi per mantenere un internet gratuito e accessibile. Roberto non è soltanto digital product designer in Google, ma insegna anche al Politecnico di Milano, insegna al Talent Garden. E oggi parleremo con lui un po' del suo percorso, di cosa vuol dire lavorare in Google, che è un po' quello che tutti si chiedono, ma soprattutto parleremo di prodotti digitali, quindi che cos'è la user experience, cos'è un interaction designer o uno UX designer, come si fanno prodotti digitali e tante cose fantastiche che esploreremo insieme. Io partirei, Roberto, un po' da chi sei tu, dal tuo percorso, perché dal mio punto di vista ci sono due cose super interessanti. Io chiaramente conosco già la tua storia. La prima è che il tuo percorso è molto intenzionale, che è una cosa che mi ha colpito molto e non è affatto banale. Cioè, tu avevi in testa di fare una roba, hai fatto di tutto per arrivarci, nonostante poi il sistema formativo del tempo magari facesse anche fatica a spiegare esattamente che tipo di competenze voleva darti. Mi riferisco anche al nome delle facoltà di cui ho fatto la prima volta. E la seconda cosa che secondo me, che ritengo ancora più profonda, è un po' legata alla vita. Per cui tu eri molto vicino a un obiettivo ambizioso che era appunto quello di lavorare nella più grande azienda digitale del mondo che era Google, poi questa roba si è un po' allontanata per un momento, poi vi siete ricongiunti da poco, ciò non vuol dire che nella vita, anche se un obiettivo si va, ci sei vicino, lo stai toccando, però poi si allontana, non vuol dire che tu poi in futuro non ce la possa fare. Quindi adesso mi zittisco, lascio la parola a te, quindi chi è Roberto Falcone? Allora, partiamo appunto dall'inizio. Io in realtà ho fatto invece un'altra università, arrivo dal mondo dell'informatica. Perché? Perché io, uscendo dal liceo, ero semplicemente quello bravo a usare i computer e quindi, in gioco forza, all'epoca informatica era la strada. E nessuno mi aveva mai parlato del design. Io non sapevo che cosa fosse, fino a 18 anni e mezzo, quando poi sono partito alla Volta di Milano. Parto da lì però per dire che non volevo fare una facoltà di informatica, tra virgolette, classica, o meglio, non mi interessava soltanto vedere che cosa volesse dire il codice, ma mi interessava la tecnologia già da allora, questa cosa era insita in me in maniera molto forte, mi interessava capire il rapporto che c'è tra la persona, quindi tra l'essere umano e la tecnologia. Quindi mi ricordo benissimo che ho passato 2 settimane intensissime d'estate a spulciarmi tutti i programmi formativi dell'università, sottolineando quelli che avevano un percorso ibrido. E quindi ho scelto questa facoltà specifica a Milano perché era sotto il cappello di informatica, è una laurea in informatica, però aveva già degli esami che poi, unendo i puntini successivamente, sarebbero tornati super utili, anzi sarebbero stati degli esami poi fondamentali per il mio percorso formativo, che erano interazione uomo-macchina, in realtà più di un esame, però l'ambito è quello, Human Computer Interaction, e Graphic Design, quindi la progettazione grafica. Finisco la triennale e sono a un bivio, continuare con la parte informatica, che però di nuovo non aveva senso per me perché avevo scoperto quegli esami, avevo iniziato a capire cosa fosse l'interazione uomo-macchina, quindi volevo in realtà proseguire e prendere la seconda strada del bivio, che se vogliamo era anche quella un po' più impervia. Perché? Perché in realtà l'unica facoltà
di nuovo, a parte il Politecnico di Milano, che però aveva una verticalizzazione fortissima sul design, come giusto che sia, io ero interessato in realtà a qualcosa che potesse farmi proseguire lungo l'ambito ibrido tra tecnologia e umanesimo, se vogliamo. L'unica facoltà che all'epoca offriva, ma penso che non sia cambiata tantissimo la scena oggi milanese, quantomeno, che offriva questo incrocio tra i due mondi, quello informatico, scientifico e quello dell'umanesimo, umanistico, è una facoltà da un nome assurdo, che però in realtà è Interaction Design, di base. Un nome fantasioso che davvero non vuol dire niente, come hai accennato tu, bisogna veramente, come dire, mettersi lì a spulciare il programma. Vogliamo sapere qual è il nome, Roberto, ovviamente, adesso. Teoria Tecnologia della Comunicazione. È impossibile capirlo. Abbreviato, fortunatamente. Esatto, è impossibile capirlo. Una domanda. Perché chiaramente noi, lavorando su prodotti digitali, abbiamo abbastanza per scontato il legame che c'è tra tecnologia e tecnologia. Mentre oggettivamente, se ti poni da un punto di vista esterno, non lo è affatto. Perché la tecnologia viene vista come una roba, diciamo, fredda, glaciale, che sta lì, sembra che venga scritta, che il codice venga scritto una volta per tutte, la psicologia potrebbe stare completamente da un'altra parte. Mentre probabilmente sono i due elementi che, messi insieme, poi vanno a caratterizzare la user experience o comunque l'interaction design. Ci puoi dire anche qualcosa su questo? Ma soprattutto, visto che l'hai già citato, e poi ti lascio continuare, che cos'è la user experience? Dunque, il legame con la tecnologia è fortissimo per chi progetta oggi servizi o prodotti digitali. Nel senso che non si può prescindere dalle opportunità e anche i limiti che oggi le tecnologie digitali si offrono. Quindi essere in grado di capirlo, caratteristiche delle tecnologie che stanno dietro alla costruzione di un prodotto o un servizio digitale, ci permette anche di progettarle meglio e capire se una cosa banalmente è fattibile o no, e sì sì, in che termini. La tecnologia, come hai detto tu, non è qualcosa che vive negli scantinati bui. In realtà, oggi, chi progetta servizi o prodotti digitali lavora in quello che si chiama team cross-funzionale, quindi lavora assieme ad altre persone che arrivano da discipline diverse. Una tra queste è chiaramente chi si occupa di software engineering, quindi chi si occupa di codice. Quindi si tratta di persone che hanno un background diverso e con cui oggi chi fa un mestiere come il mio è assolutamente chiamato a interfacciarsi e ad avere in realtà un rapporto duplice, cioè un rapporto molto molto vicino. E qui torna al fatto che un background tecnologico sicuramente mi ha aiutato. Quindi oggi si parla anche di tecnologia calda, perché la semplifico in maniera molto molto veloce e rapida. I primissimi anni dell'evoluzione tecnologica dell'informatica, parlo dagli anni 70 fino a, diciamo, ai 2000, e abbraccio anche i primi 5-6 anni degli anni 2000 con l'era di internet e la diffusione di internet, sono stati rivolti a costruiamo qualcosa che funziona. Quindi cerchiamo di replicare dei comportamenti che diciamo sono già presenti nel mondo, che sono parliamo di task, di qualcosa che i computer erano in grado di fare, che però già gli umani facevano, semplicemente ci si occupava di traslarli in codice affinché questi task fossero sicuramente più veloci e quasi sempre più precisi delle capacità degli esseri umani. Mi viene in mente un film che vi consiglio, che in inglese, il titolo in inglese è Hidden Figures. Non mi ricordo qual è il titolo in italiano perché l'ho visto in inglese, però è un film molto bello perché racconta la storia nascosta di quattro donne che in realtà hanno scritto la storia della NASA e in particolare la prima missione che ha poi avuto effettivamente successo, quella dello sbarco sulla Luna. Queste, tra l'altro, erano quattro ragazze afroamericane, quindi la combinazione in quegli anni di essere donna, scienziata e afroamericana era veramente una combinazione più unica che rara,
ma ovviamente c'era, c'erano delle difficoltà insormontabili, soprattutto dovute al fatto che era ancora un'epoca caratterizzata fortemente dal razzismo e dal pregiudizio verso le donne che si occupavano di informatica. Ecco, se si guarda quel film, si capisce bene che il primo momento in cui vengono fanno capolino le tecnologie, quindi c'è questa immagine di queste enormi macchine IBM che coprivano una stanza enorme, altissime, dove addirittura non c'entravano dalla porta, erano dovute abbattere. In realtà quello che facevano era replicare le capacità di calcolo delle matematiche, dei matematici che lavoravano alla NASA, semplicemente in maniera più veloce. Quindi non offrivano dei task, diciamo così, erano esattamente delle mega calcolatrici. In realtà poi dopo l'evoluzione della tecnica, quindi sto parlando di quegli anni come la costruzione del primo zoccolo, se vogliamo immaginare una piramide, la prima base della piramide, di una base tecnologica che doveva funzionare prima di tutto e che in realtà però doveva replicare ciò che gli umani facevano bene, ma facevano ovviamente in maniera molto lenta e talvolta imprecisa. I primi 30 anni, diciamo così, 35 anni dell'avvento delle tecnologie è stato legato più che altro al costruire, perché era un'epoca di sperimentazione estrema, nessuno sapeva ancora come fare le cose, quindi procedeva a tentativi per costruire poi qualcosa che funzionasse, uno zoccolo duro di un tipo di tecnologia che funzionasse. In realtà, già a partire, se vogliamo, da metà degli anni Ottanta, soprattutto devo dire in Apple, non a caso, si inizia a gettare il seme di quello che poi verrà dopo. Cioè, per i primi anni, si cercava di replicare, come hai detto tu giustamente prima, delle gigantesche calcolatrici, che per carità avevano una funzione essenziale, non ultima, mandare i razzi nello spazio. Dopo però si cerca di capire come in realtà la tecnologia potesse diventare un abilitatore per gli esseri umani per fare delle operazioni, quelle che noi chiameremo task, se vogliamo, che non erano nemmeno immaginabili. Cioè, lì c'è un passaggio cruciale tra essere la tecnologia è delle grandi calcolatrici, fondamentalmente o poco più, passare a dire, ok, questa è la visione di Jobs, chiaramente, per prima, mi viene da dire, la tecnologia è un abilitatore dell'essere umano affinché l'essere umano possa ampliare addirittura in maniera infinita e inimmaginabile le sue capacità. È super interessante perché è comunque super attuale, cioè la tecnologia come estensione è esattamente quello che fino a qualche anno fa magari poteva essere solo grazie a dispositivi che teniamo in mano, adesso con arti umani, cuori artificiali, organi artificiali o chip nella mente per avere l'estensione del cervello, esattamente il futuro verso cui stiamo andando incontro. Quindi ed è pazzesco vedere come in realtà questa cosa nasce 30 anni fa come idea, senza avere ancora chiaro cosa sarebbe potuto diventare. Ma in tutto questo disegno, quindi tu hai parlato di abilitatori dell'esperienza umana, è lì che nasce il concetto di user experience, nasce dopo, al di là della parte semantica e di definizione. Cosa è e quindi come si aggancia a questo? Esatto, guarda, esattamente. Proprio avevo fatto questa premessa per incasellare il contesto, no? E arriviamo a un certo momento, siamo negli anni 90 e poi nei primi anni 2000, mi riferisco agli anni in cui vengono pubblicati i primi libri, se vogliamo, nel settore, poi possiamo parlare anche dopo su questo. In realtà lo studio dell'user experience design nasce proprio da un'esigenza. Sostanzialmente, come ho spiegato prima, i primi anni dell'introduzione delle nuove tecnologie erano legati a, ok, costruiamo una base che funziona e che ci permetta quantomeno di fare quello che fanno già gli esseri umani oggi in maniera più veloce, più rapida e eventualmente anche più efficiente e più precisa. Quando poi si inizia invece a capire che queste tecnologie non erano semplicemente delle calcolatrici gigantesche, come ho detto tu prima, erano qualcosa di molto, infinitamente di più, iniziano a vedersi i primi software, i primi esempi di programmi che andavano in questa direzione, quindi cercavano di far fare all'essere umano qualcosa di più.
che non fosse semplicemente un calcolo. Nell'approcciarsi a questo, i software però avevano ancora un modo di parlare, passami il termine, all'utente, a chi lo utilizzava, molto molto robotico. Quindi le interfacce non erano assolutamente quello che noi oggi diremmo come termine intuitive o usabili. Lì nasce questa disciplina, che poi ha avuto un successo incredibile negli anni a venire, soprattutto con internet, ma nasce in realtà dal software. In particolare, un momento zero, giusto per fare un esempio, se vogliamo identificarne uno, è questo. Donald Norman è una delle figure, se non la singola figura, a cui si afferisce la nascita di questa disciplina. Lui in realtà era un ingegnere. Lavorava per una società che era stata chiamata da Boeing, quindi una società che costruisce gli aerei, in realtà per andare ad individuare un bug. Sostanzialmente si erano costruiti dei simulatori di volo, ovviamente per aiutare i piloti a avere più dimestichezza con la cabina di pilotaggio, e quello che si era scoperto era che in realtà i piloti che utilizzavano ripetutamente quel simulatore di volo in realtà fallivano tutte le volte quando si approcciavano ad una determinata sequenza. Quindi Boeing appalta ad una società terza il compito di scoprire quale fosse il bug. Una parentesi velocissima, telegrafica, si chiama bug, ma c'è questa storia super romanzata dietro, perché appunto prima facevo riferimento alle prime macchine, erano enormi, coprivano lo spazio di una sala ed erano altissimi, tant'è che non ci stavano nelle porte, non entravano dalle porte. E in realtà si chiama bug perché bug in inglese vuol dire cimice, e c'era una cimice che si era introdotta in uno di questi sistemi enormi che giravano con le ruote, si era introdotta dentro e fondamentalmente faceva fallire puntualmente tutto un enorme processo che durava ore. Tornando a noi, Donald Norman scopre in realtà che il problema non stava assolutamente nel codice. Il codice era scritto in maniera perfetta. Anche gli ingranaggi erano assolutamente stati progettati perfettamente, l'elettronica era assolutamente adeguata, quindi non riusciva nemmeno lui a capire quale fosse il problema. Quindi chiede ai piloti di eseguire davanti a lui la procedura che falliva. Questo è un esempio di una cosa che poi anni dopo sarebbe stata chiamata user research, che è una parte fondamentale di chi fa il mio mestiere, cioè ricerca con gli utenti. Sembra banale, osservare come un utente interagisce con un determinato artefatto tecnologico. Donald Norman scopre che in realtà il problema era che c'erano due pulsanti, uno tra virgolette era quello giusto, l'altro era quello sbagliato, e il modo in cui erano messi, la loro forma e la vicinanza ai due piloti, faceva sì che in realtà puntualmente i due piloti, quindi pilota e copilota, fallissero la sequenza perché schiacciavano puntualmente il pulsante sbagliato. Da lì capisce che in realtà c'era spazio per investigare tutta un'altra branca dell'essere umano, dello scibile umano, che era appunto come gli utenti utilizzano la tecnologia. Quindi Roberto, tu ci hai spiegato l'origine della user experience, quindi l'interazione con la macchina, questa storia bellissima di prima del test sui piloti che non funzionava, poi ci ha aperto una bellissima parentesi su cos'è un bug, ok? Però se dovessi spiegarla a una ragazzina che sta iniziando la scuola media, quindi con 9-10 anni, già in grado di capire esattamente come funziona il mondo, non ti faccio l'esempio di mia figlia perché a 4 anni pensa solo alle LOL, ma che cos'è la user experience? Certo. Allora, partiamo dall'esempio per appunto bambini o persone assolutamente giovani, questo. Io faccio sempre questo esempio qua. Prendiamo un qualunque prodotto o servizio digitale che ci piace. Per esempio, pensiamo a uno che utilizzano per forza le cose tutti, che è un bancomat, ad esempio, no? Una cosa che è slegata al momento da uno schermo di computer o di smartphone. Io dico sempre, allora, il bancomat, quali persone ci sono dietro tra le varie, magari, che hanno contribuito a
darmi la possibilità di schiacciare un tasto e ottenere del denaro contante. Allora, sicuramente c'è una figura che è il programmatore, di cui abbiamo parlato prima, che scrive il codice affinché la macchina, ricevute determinate istruzioni, apra la bocchettina, ad esempio, e mi dia i soldi. Poi c'è magari una persona che viene, così per dirla brutta, viene sempre etichettata come il grafico, no? Quindi una persona che non è user experience designer assolutamente, e adesso lo vedremo, che fa, colora i bottoni in un certo modo, ovviamente sta attento al fatto che, per dire, ovviamente sto banalizzando per tenersi sull'esempio del bambino, che i colori dei bottoni magari riflettano quel colore di quella determinata banca e non dell'altra, e cose di questo tipo. Benissimo. E poi c'è la terza figura, che è User Experience Designer, che cosa fa? È responsabile del fatto che i bottoni siano messi in quel modo, che la procedura per ottenere il denaro sia fatta in quel determinato modo, e sta attento a come l'utente utilizza il bancomat. Faccio un esempio molto, molto banale. Vi ho già spiegato la procedura, quindi il fatto che magari per prima cosa tu devi mettere, non so, ad esempio il PIN. Bene, se guardate oggi alcuni bancomat evoluti, a me è un tema che appassiona molto questo del bancomat, perché è molto, molto alla portata di tutti. Per esempio, per uno svariato numero di anni, forse 20, 30, la prima operazione era sempre quella di mettere il PIN. Oggi ci sono molti bancomat evoluti che lavorano sul, hanno capito dopo studi utente che in realtà l'utente in quel momento è focalizzato a livello mentale su soldi, ho bisogno di soldi in questo momento, quindi la prima operazione non è più il PIN, ma è seleziona la cifra di soldi che ti occorre, preimpostando le cifre che sono più tendenzialmente utilizzate, che sono più scelte. E poi c'è un tasto altre operazioni, perché ovviamente sappiamo che il banco, puoi anche effettuare pagamenti, puoi fare un sacco di operazioni in più. Però vengono proposte in maniera molto preponderante le fasce, le taglie, le somme di denaro più scelte normalmente dagli utenti. Il PIN arriva dopo, perché il modello mentale degli utenti è quello di dire sono focalizzato su quanti soldi mi occorrono, non sul PIN. Altra banalità, però poi mica tanto come risultato. Studiando gli utenti, i designer hanno capito che in realtà la procedura corretta era prima quella di darti, quella di chiederti la carta, cioè di riprendere la carta, e dopo di darti i soldi. Perché? Perché invece per anni, esatto, per anni era l'opposto. Per anni è stato l'opposto. E studiando gli utenti si è capito che in realtà gli utenti, di nuovo, focalizzati sul denaro, la cosa di cui parlavo anche prima, come modello mentale, quando si approccia a un bancomat, faceva sì che ritirato il denaro, per gli utenti l'operazione era conclusa. E il numero di carte che si smarrivano, e che poi normalmente vengono mangiate dal bancomat, era enorme. Quindi quello che si faceva era, un designer, un progettista, ha capito che in realtà aveva senso invertire le due cose affinché l'utente fosse forzato a riprendersi la carta prima di riprendersi i soldi, perché la probabilità che un utente si dimentichi i soldi è praticamente ridotta all'infinito, al minimo, rispetto alla probabilità di perdersi la carta, che invece avveniva con una certa frequenza. Ecco, un designer fa questo mistero qua, progetta un servizio, un prodotto digitale in una determinata maniera affinché l'utente possa soddisfare i suoi bisogni, prima di tutto, questa è la cosa principale, farlo con una certa agilità e facilità di utilizzo e eventualmente anche ampliare quello che era il suo, come dire, task iniziale, lavorando anche su qualcosa che magari l'utente non si aspetta. Ecco, questo presuppone che un progettista digitale abbia conoscenza prima di tutto degli utenti, di nuovo. Voglio molto evidenziare questo fattore. Due, conosca la tecnologia, capisca che si possa fare banalmente invertire la sequenza della carta e dei soldi, riferendoci all'esempio di prima. E numero tre, c'è anche un discorso legato, soprattutto oggi nei prodotti digitali, al business. Oggi il designer deve sempre giostrarsi tra diversi interlocutori. Di nuovo, uno legato alla tecnologia, uno legato agli utenti, che è quello più importante di tutti, ma soprattutto poi c'è l'interlocutore del business. Oggi chi fa prodotti e servizi digitali, tendenzialmente ovviamente lavora per un business, anche se è una ONG, ad esempio, comunque è un business che ha delle caratteristiche peculiari, ma è un business anche quello, e quindi si interfaccia anche ovviamente con discipline, ad esempio come la tua, che hanno il grandissimo compito di portare la cosiddetta voce del business sul tavolo, no? Certo. Grazie.
Grazie mille Roberto, è stato chiarissimo, ma soprattutto hai ripercorso un po' il rapporto che io personalmente ho vissuto col design. Cioè all'inizio quando ho cominciato, sarà stato 10-12 anni fa, io intendevo il design, come hai detto tu all'inizio, la parte grafica. Io ho l'idea geniale, mi è venuta questa idea geniale, il design fa un disegno, cioè mette un vestito sulla mia idea. È un problema purtroppo dovuto al... Scusami se mi interrompo, solo per dire che è un problema dovuto a cosiddetto false friend, no? Cioè ci sono tante parole in inglese che sembrano simili a quelle italiane, quindi noi per facilità pensiamo che il significato di quelle parole sia lo stesso di quello italiano, quindi design, disegno, anche perché il modo in cui è scritto è molto simile. In realtà si traduce sempre design come progettazione, che quindi faccia capire che è qualcosa più. Di cui in realtà la progettazione visuale è assolutamente una delle parti più, come dire, rilevanti, assolutamente. Infatti si parla di visual design in quel caso, progettazione visuale, che però è diverso da user experience design. Assolutamente. La cosa su cui poi ho preso consapevolezza è che in realtà tutto il lavoro che tu hai raccontato, quello banalmente del bancomat, quindi il lavoro che io faccio per ottimizzare, ma per come la semplifico sempre io, ridurre la frizione, io voglio fare una roba, devo trovare meno ostacoli possibili, poi ha un impatto diretto sul business. E questo è un po' una chiamata a chi ci guarda e magari pensa di avere l'idea del secolo e è soltanto alla fine, dopo anni e anni che ci lavora e vuole andare online per rilasciare, si rende conto che per come il prodotto è stato pensato non rispecchia in nessun modo l'intenzione dell'utente e non ha un flusso di utilizzo, tra virgolette, corretto. E questo va a penalizzare direttamente le revenue, quindi i ricavi. Quindi chi pensa ancora che il design sia la parte finale o soltanto, diciamo, vabbè, il design non lo faccio, tanto lo faccio quando avrò tempo. In realtà una corretta user experience è quella che da subito ti consente di avere un impatto significativo sul business. Io vorrei continuare su questa parte, perché tu, tra l'altro, al nostro Master in Digital Marketing insegni una roba che sembra un po', diciamo, un acronimo, Lean UX, che è una cosa fighissima, che ho scoperto da poco, da 3-4 anni in realtà. Quindi UX sta per User Experience, ok? Lean fa parte di un set, di un insieme di metodologie che partono da Toyota per l'ottimizzazione della produzione in fabbrica, in realtà atterrano sui prodotti digitali con Eric Rice, con gli startup. Quindi l'unione di queste due metodologie, che è Lean UX, oggi non viene utilizzata ancora da tanti, sicuramente non da tutti, ma è un modo, secondo me, super interessante per stare focalizzati sull'obiettivo, risparmiare un sacco di tempo, un sacco di soldi, ma soprattutto, che è quello che cerco di ripetere ossessivamente ai nostri studenti, è tutto quello che tu hai in testa sono delle ipotesi. Cioè devi ricordarti che quando tu pensi di avere l'idea del secolo, devi ricordarti che sono delle ipotesi. E questa metodologia, che è il UX, che è parte delle metodologie Lean, è strettamente collegata alla parte user experience. Ecco, ci spieghi proprio in 2-3 minuti, se è possibile farlo, l'essenza di questa metodologia di UX, anche qui magari calato a un esempio reale. Certamente. Allora, parto da un esempio. C'è un sito americano che si chiama Zappos, che è l'antenato di tutti gli e-commerce di abbigliamento che abbiamo oggi. È un sito molto vecchio, non ricordo precisamente la data, ma non penso di sbagliare se dico che nasce addirittura prima del 2000, tipo 98-99. Il fondatore dice: come sarebbe bello se le persone che abitano in Silicon Valley, che non hanno magari mai tempo di curare magari il loro abbigliamento, o semplicemente che sono interessati a provare più capi di abbigliamento, ma non hanno il tempo di andare in negozio, potessero ricevere quello che vogliono a casa, provarlo, se, ovviamente tenerlo se il capo d'abbigliamento è soddisfacente, oppure rimandarlo indietro, e se invece non è soddisfacente, senza mai mettere piede in un negozio. Oggi questa cosa è, non voglio dire banale, però è assolutamente accettata, l'idea di comprare su internet un capo d'abbigliamento, di nuovo provarlo e rimandarlo indietro, se nel caso non ci interessasse. Penso a Jux, ovviamente società italiana, quindi grande orgoglio italiano, che ha fondato un business miliardario su questo. E ce ne sono ovviamente tantissimi altri esempi. Bene,
Nasce questa idea in realtà primordiale, nasce da Zappos negli Stati Uniti tanti anni fa. Il fondatore dice: guarda, io ovviamente non ho budget, non ho soldi per poter acquistare, non so, decine di migliaia di capi di prodotto, fare il sito e venderli online. Quindi che cosa fa? Mette in realtà su un sito in qualche modo finto. Cosa vuol dire? Mette delle immagini di capi d'abbigliamento che però lì non aveva in magazzino. Bellissimo. Inizia a pubblicizzare il suo sito, di nuovo gli ads, l'advertisement di cui parlavo prima, e stringe dei patti con alcuni fornitori di capi d'abbigliamento per acquistare dei capi on demand. Cioè dice: guarda, io faccio un accordo con te, appena ricevo un ordine te lo compro, tu me lo metti a disposizione in maniera rapida, cioè devo essere sicuro che quel capo c'è. E lui si occupava in prima persona, perché ovviamente non aveva budget per pagare altri collaboratori, di prendere la busta, imbustare, insacchettare il capo d'abbigliamento e consegnarlo con la sua macchina, i mezzi pubblici, alle case, direttamente nelle case delle persone. Ed era solo lui, cioè in realtà l'azienda non esisteva, c'era solo lui, un sito finto e dei capi d'abbigliamento che li comprava al momento. Questo ha fatto sì che lui potesse intervistare con cappellino, con il login sulla divisa, tutto quindi a bassissimo budget, potesse intervistare di nuovo le persone, quindi di nuovo l'attenzione all'essere umano. Potesse così intervistarli per capire di cosa loro potessero aver bisogno, cosa aveva funzionato nel servizio, cosa non aveva funzionato, quali erano magari delle cose che potevano essere migliorate, quali erano capi di abbigliamento a cui loro potevano essere eventualmente interessati, eccetera, quindi tutta una serie di domande. Lui così migliora il prodotto, lo itera, come si dice in gergo, quindi fa dei cicli di miglioramento continui, affinché poi riesce ad avere così tanto successo da poi vendere l'azienda per una cifra stramilionaria. Ecco, questo è il succo con un esempio del concetto di Lean UX, cioè vuol dire fare innovazione su prodotti digitali o migliorare un prodotto digitale già esistente, utilizzando delle tecniche, dei tool, degli strumenti che arrivano dal mondo tipicamente dell'user experience design. Questo vuol dire in un paio di parole fare Lean UX, quindi è un approccio. Giusto così per completezza, la parola Lean arriva in realtà dal Lean Production. Toyota Production System è un sistema, un modo di fare le cose che ha garantito il successo a una piccola società come Toyota nel dopoguerra, in una nazione come il Giappone, che era stata bombardata, che stava pagando debiti di guerra, fa sì che diventi poi oggi il primo o il secondo, dipende da un paio di fattori, gruppo industriale automobilistico al mondo. Lean UX prende spunto da quegli insegnamenti del Toyota Production System, li fonde con strumenti e tool di user experience design e costruisce una, tra virgolette, ricetta per fare due cose fondamentalmente. Migliorare un prodotto che esiste già quando non si ha molto budget, per esempio, oppure creare un business nuovo, innovare e capire sin da subito se si è sulla strada giusta o no e se non lo si è, continuare a migliorare, a fare prove e errori a basso budget e a grande velocità per capire se quindi il business può avere senso o no e sì sì in che modo. Grazie, grazie mille Roberto. E su questo chiudo con una considerazione. Io ritengo che se questo tipo di metodologie, questo tipo di approcci fossero veramente a disposizione, non ti dico di chiunque, ma del grosso delle persone che vuole fare innovazione, queste persone risparmierebbero una marea di soldi e una marea di tempo. Io negli ultimi anni, soprattutto, in cui ho lavorato a stretto contatto con tanti imprenditori che avrebbero voluto diventarlo, ero sempre la stessa richiesta. Come trovo i soldi? Mi servono 80.000 euro, 60.000 euro, mi consigli un'agenzia per creare la mia piattaforma? Imbarcandosi in dei processi alla cui base c'era soltanto un'idea. Quindi il consiglio, anche seguendo quello che stai dicendo, che secondo me è ancora più efficace e comprensibile quando da un simil fattorino, che in realtà è il CEO dell'azienda, che va a consegnare le scarpe a domicilio, in cambio di che cosa, ricordiamoci, non di fatturato, ma della cosa più importante che esiste, che è l'apprendimento, quando tu stai creando un prodotto digitale, è quello che fa la differenza nel lungo periodo, ma anche nel medio se vuoi, ma soprattutto ti consente di stare focalizzata su
quella cosa che tu hai ripetuto in maniera ossessiva dall'inizio, che sono i tuoi utenti, quindi che non deve essere un'idea indefinita appesa a un muro o tuo cugino che ti dice che il tuo prodotto è figo, perché spesso c'è questo, fa, no, ho un'idea, ma mio cugino dice che è fichissimo, al tuo cugino, ma è una chiara conoscenza poi dei tuoi utenti e di come si comportano. Io ti farei nell'ordine due domande, quella più legata a quello di cui stiamo parlando, perché noi abbiamo parlato di user experience, di come approcciare i problemi, quindi come creare prodotti innovativi, come questa cosa si sposa con l'advertising, gli ads, la cosa che viene vista in modo più, diciamo, freddo, brutto, glaciale, e come invece questo tipo di progetti e prodotti può svoltare anche la vita degli utenti in termini di accessibilità a internet, e quindi tu che ruolo hai, come vedi anche l'industria dell'advertising, la sua evoluzione, o se ci vuoi dare qualche considerazione o insegnamento che stai avendo dentro YouTube. E poi chiaramente certo, vorrei chiudere con il tuo primo giorno di lavoro in Google. Cioè, come cavolo è lavorare in Google? Però dico, partiamo un po', chiudiamo il cerchio sulla parte di learning con advertising e cos'è l'esperienza dell'advertising. Molto interessante. Guarda, ti dico una cosa, faccio una premessa velocissima. Anch'io odiavo gli ads e in parte li odio ancora oggi. Cioè, nel senso, è un qualcosa che non è che fa sprizzare di gioia, ecco, in genere. Però ci sono un paio di grandi considerazioni da fare che io, in realtà, anche in maniera un po' ignorante, inconsapevole, non avevo mai fatto prima, semplicemente perché non mi ero mai soffermato troppo su questi aspetti. E per me hanno fatto tutta la differenza del mondo, oggi, anche nel lavorare in un contesto simile. Perché tu fai riferimento a Google, quando sono entrato ho detto, ma chissà come sarà, però lavorare su Giazzo, vabbè, però intanto lavoro in Google, vediamo, poi si vede. Io sono entrato con questa mentalità. Oggi ho notevolmente cambiato le mie sensazioni, il mio processo di, come dire, interiorizzazione di che cos'è un ads e perché è importante. Allora, guarda, parto da, mi piace sempre molto parlare di cose pratiche e reali. Google, come va detto anche tantissime altre società, di piccole, medie e grandi, quindi di varia natura e grandezza, sta cercando di fare la sua parte in questo momento storico così complicato, che è quello legato ovviamente alla pandemia, al coronavirus. Google ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese statunitensi una cifra enorme, quasi $1 miliardo. Il 60% sono soldi cash. Il 40% in realtà sono crediti Google Ads. E questa potrebbe sembrare una scelta quasi strana, anche un pochino forse, come dire, stonata, no? Quasi autoreferenziale. Dici, ok, ti do una cosa perché in realtà sono io sempre stesso che poi ci ritorno, no? È un circolo. In realtà non è stata pensata a caso, ed è, da alcuni commenti anche che ho visto fare, è stata una delle cose più apprezzate da parte delle aziende. Perché? Perché oggi, piaccia o non piaccia, l'unico modo che aziende di tutti i tipi, di tutte le grandezze, in tutti i settori, hanno per farsi conoscere, soprattutto quelle più piccole, le start-up, business nuovi, che hanno per farsi conoscere e scalare in un mercato aggressivo e competitivo, sono gli ads. È il concetto di pubblicità. È ridotto all'osso, è come dire, tu puoi avere un'idea bellissima, ma se la costruisci in un bosco, perché tu abiti dentro un bosco e nessuno lo sa che dentro al bosco c'è in realtà un'idea bellissima, un'idea innovativa, un business spettacolare, ci fai poco, ci fai molto poco. Questo è il concetto di ad, cioè permette a chiunque, a prescindere da dove ha il suo business, da che cosa si occupa, permette di aprire veramente una vetrina sul mondo. E questa cosa per me è bellissima, perché io leggo dei commenti di proprietari di piccole e medie imprese che dicono, noi, meno male che Google ci ha regalato questi crediti, perché noi viviamo grazie agli ad. Se tu spegni gli ad anche soltanto per un mese, noi chiudiamo domani. E, tra l'altro, anche in contesti dove ho lavorato in passato, noi dicevamo sempre che noi eravamo attaccati al respiratore degli ads. E se ce l'avessero tolto, noi veramente finivamo l'ossigeno dopo poco tempo, perché ho lavorato anche in contesti di startup prima di lavorare in un contesto come questo.
Ecco, per me l'importanza degli ads. La seconda, che mi piace sottolineare, è nuovi posti di lavoro. Io lavoro in particolare su YouTube, come tu hai accennato, e ci sono tantissimi YouTuber che magari hanno dubbi contenuti, mettiamola così, anche io stesso rimango perplesso. Ma per ogni, magari, YouTuber che, come dire, si approccia in questo mondo in maniera un po', così, quasi per gioco o comunque veicolando contenuti di dubbio interesse, ce ne sono 10 che invece realizzano contenuti interattivi ed educational, quindi insegnano a fare qualcosa di un valore enorme, incommensurabilmente più alto rispetto a, non so, corsi di formazione su quelli che erano una volta su videocassetta o su CD, oppure anche diversi corsi anche online che ci sono oggi, quindi mentorship o altro, che ormai soprattutto nel periodo della pandemia ci sono tantissime persone che ovviamente cercano di offrire le proprie competenze in maniera anche gratuita, che non è una cosa assolutamente lodevole. Però prima di tutto questo ci sono produttori di contenuti su YouTube che hanno raggiunto una qualità incredibile. Non a caso, non lo dico io, lo dico i dati, YouTube è oggi considerata la prima piattaforma educational al mondo. È stata fatta una transizione tra piattaforma di puro entertainment, quindi contenuti legati al divertimento fondamentalmente, a una piattaforma educational. Ecco, queste persone che, di nuovo, fanno contenuti anche su argomenti interessantissimi, sono divulgatori di scienza, divulgatori di scacchi, divulgatori ovviamente di musica, per non parlare di musica, insegnano a suonare strumenti, oppure... Guarda Roberto, ti interrompo su questa parte perché tocchi proprio un tasto super importante per me, perché da pochissimo ho cambiato la mia routine giornaliera. Cerco di svegliarmi presto, fare delle robe e da tutta la mattina e devo, se no con le bambine si sveglio tardi, entro nel frullatore, non esco mai più. E fino a circa 2 mesi fa, io dedico circa mezz'ora di learning al giorno, sempre. Circa 2 mesi fa, e lo devo fare quando tutti dormono, perché poi inizio a lavorare, non lo farò mai. Fino a circa 2 mesi fa, fondamentalmente era leggere o fare corsi online. Che può essere edX, può essere qualsiasi cosa, CS50 o altro. Da circa 2 mesi io, tra l'altro, vado in cucina, caffè, YouTube, sto imparando un botto di roba, ma io sono molto interessato in questa fase della mia vita, tipo alla macroeconomia, alle trasformazioni finanziarie, l'evoluzione della tecnologia, le sue conseguenze, ma ci sono canali, e poi magari qualcuno ve lo linkiamo nei commenti, nella descrizione del video, sono bestiali. Cioè, ci sono delle produzioni che magari spendono 500 euro per fare quel video, perché mettono insieme un po' di footage di Shutterstock, ma c'è una voce narrante, cioè, è veramente una figata bestiale. Io non capisco come le persone non fruiscano questo tipo di contenuti, per come tutti dovrebbero farlo, e si lamentano del fatto che il mondo è complicato. Cavolo, sto per dire una parolaccia, c'è una lista infinita di contenuti per tutte le età, di tutti i generi. Esatto. Poi stiamo parlando dello specifico YouTube, però mi permetto di dire è quella che uso, ma c'è anche TED.com, che chiaramente ospita i contenuti anche dentro direttamente YouTube, totalmente gratuiti, puoi guardarti ogni mattina, imparare nuove lingue, mi guardo chiaramente tutti in lingua inglese, però giusto per scambio di abitudini. Prego. Esatto. Però dico, questi contenuti non sarebbero possibili senza l'advertising. Assolutamente. Volevo arrivare al fatto che queste persone in realtà sono pagate quasi esclusivamente, dico quasi perché ci sono anche altri meccanismi di monetizzazione, tipo Patreon, uno tra tutti, ma quasi esclusivamente c'è la stragrande maggioranza del denaro che loro prendono e deriva dagli ads. Quindi loro sono pagati grazie agli ads. E finisco soltanto per dire una cosa che tu in realtà tu all'inizio di questa conversazione super interessante. Non solo YouTube è gratis, a parte il modello premium, ma il modello premium è, come dire, è una scelta che uno fa, ma normalmente l'accesso è gratuito. E tutto questo è pagato grazie all'ads, non solo, ma l'intera galassia di siti internet
che hanno un contenuto, hanno un servizio di impatto per, sugli utenti. Parlo dei primi 10 siti più visitati al mondo, che quindi hanno giocoforza più di 1 miliardo di utenti, sono gratis. Grazie all'advertising. C'è soltanto un caso in questa classifica dei primi 10, perché è uno dei miei siti preferiti in assoluto, anche a livello proprio filosofico, che è Wikipedia, perché quindi è un caso particolare, l'unico tra i primi 10, ma potremmo andare avanti, i primi 20, i primi 30, i primi 40 siti internet al mondo che hanno i primi 10 più di 1 miliardo di utenti attivi, e poi a scalare tutti gli altri, ma che ci arrivano quasi vicino al miliardo di utenti, sono gratuiti. Sono gratuiti grazie all'altro. Quindi, come hai detto tu prima, avere accesso, io faccio l'esempio di YouTube perché lo vedo da vicino, ha praticamente la conoscenza di tutto lo scibile umano potenzialmente, raccontata da professionisti seri che investono un sacco di tempo e di energia e di impegno nel produrre contenuti di altissima qualità, è gratis. Infine dico soltanto che Google proprio nel 2020 sta lavorando in maniera super forte, sta investendo tantissime energie e soldi per realizzare un consorzio. Quindi si è fatto promotore di questa iniziativa per realizzare un consorzio dei cosiddetti ads accettabili. Ads che non sono invasivi, il nome è tipo unobtrusive ads, quindi ads che non sono intrusivi, non intrusivi. Quindi sta lavorando sull'etica dietro all'advertisement per far sì che gli ads non siano più così intrusivi e quindi in qualche modo regalare un'esperienza ok con gli ads, ma il più possibile comoda per gli utenti. Quindi è qualcosa che è sul tavolo, anche la parte di fastidio, diciamo così. Quindi di nuovo ripeto, chiudendo soltanto con questo, ogni volta che vedo un ad dico ok, magari mi dà un po' fastidio, certo, però spesse volte prima di tutto ho trovato cose interessanti, perché poi non va dimenticato il fatto che molto spesso gli ad sono anche interessanti e mi hanno fatto scoprire cose nuove, cose molto interessanti. Ho anche comprato delle cose grazie agli ads, ho scoperto nuovi canali YouTube grazie all'ads, ho scoperto nuovi siti grazie agli ads. E in più, di nuovo, la rete è un volano di supporto alle imprese. Io ci vedo questo dietro. Davvero ogni ad che vedo dico, ok, magari mi dà un po' di fastidio, però c'è un'azienda chissà dove, in un piccolo paesino sperduto, che però fa business, è attivo grazie anche al fatto che io sto vedendo quest'ads in questo momento. Io credo che, innanzitutto, grazie per la panoramica molto ampia, è completa. Io credo che il principale problema legato agli ads, al di là di chi oggi cerca di fare degli ads che abbiano senso di esistere, è come Google, c'è Facebook, c'è Instagram, che secondo me li fanno abbastanza bene, c'è TikTok che li sta facendo abbastanza bene, cioè sono parte integrante del contenuto, però penso che la cosa più fastidiosa sono quelli che io chiamavo quando lavoravo in advertising, continuo a chiamare gli alberi di Natale, cioè quei siti che ancora prima che ti carica il contenuto tu inizi ad avere 1000 pop-up che ti compaiono a destra, a sinistra, da qualsiasi parte, e fruire il contenuto diventa impossibile. Quindi, per chiudere il cerchio di oggi, tu hai magari un sito con informazioni super interessanti, quindi sei molto intenzionato a leggerlo, ma hai una tale frizione che deriva dai tempi di caricamento infiniti, questi ads che ti compaiono da tutte le parti, che poi tu non stai condannando il sistema, condanni il fatto che in quel momento tu vuoi fare una cosa e ti è impedita di fatto da roba che ti devi fruire per forza. Quindi YouTube poi ha lanciato, da quando ha lanciato la True View, che quando io lo skip, dopo 5 secondi ha creato un benchmark. Quindi sì, è fastidioso, però 5 secondi. Dopodiché anch'io personalmente sto scoprendo un casino di contenuti, anche con cross comunicazione. Cioè è super strano, interessante vedere Netflix o Disney Plus che utilizzano YouTube per comunicarsi, piuttosto che youtuber che utilizzano contenuti di altri youtuber per promuoversi. E questa cosa qui, secondo me, è super interessante anche come discovery di contenuto. L'ultima domanda che ti faccio, Roberto, per chiudere, com'è lavorare in Google? Cioè, com'è lavorare in Google rispetto alle aziende in cui hai lavorato precedentemente, ma soprattutto il tuo primo giorno di lavoro in Google? Allora, il mio primo giorno di lavoro, parto da questa, è particolare perché c'è tutta la parte di onboarding. In Google chi viene assunto... Cos'è l'onboarding? Ce lo spieghi? Onboarding vuol dire... Certo, sì. Allora, è una serie di attività che l'azienda fa affinché il nuovo lavoratore capisca nel più breve tempo possibile come si lavora in quell'azienda.
come funzionano le cose, quali sono gli strumenti da utilizzare, cosa è possibile fare, cosa non è possibile fare, come si deve agire in determinate situazioni. La prima settimana, è, quindi i primi 5 giorni ovviamente, sono dedicati a comprendere le dinamiche di funzionamento dell'azienda Google in vari ambiti. Per esempio, non so, che vanno dal più banale, quindi come chiedere le ferie, insomma, banalmente, a qual è l'orario di lavoro, quali sono, per esempio, le strutture delle facilitazioni, i benefit a cui si ha accesso, come fare ad averne accesso e così via, fino a quelle anche più strategiche e importanti che riguardano, per esempio, i HR, quindi risorse umane, come far contattarli, oppure, non so, domande tipo, ok, io come rappresentante di Google posso parlare in pubblico? Se sì, in che modo, cosa devo fare per ottenere delle autorizzazioni speciali, cose di questo tipo. E questo è molto molto bello, anche perché si impara molto come una grande azienda deve in qualche modo settare uno standard per persone che arrivano da contesti e mondi completamente differenti dal tuo. Faccio un esempio, anche, non so, banalmente, non interrompere una persona durante una riunione. Beh, non so, per me, ma come per tantissime persone, è una cosa scontata. Non lo è, magari, per persone che arrivano da culture in cui magari si ha a parlare, purtroppo è un brutto esempio dirlo, ma purtroppo è così, magari a parlare una donna. E quindi io ho trovato strano che una persona mi spiegasse questo, ho detto, ok, credimi, sì. Credimi che non è affatto banale, Roberto, eh? Credimi che non è affatto banale. Dico, guarda, nel 2020, nel 2020 mi sembra quasi banale, però in realtà, appunto, come hai detto tu, magari non è così scontato. Ci sono vari esempi. Ecco, quella è una cosa che mi viene in mente, che mi ha colpito molto, perché vengono, presentati, no? Anche con delle presentazioni e spiegate da altri Googler, cose che quasi sembrano di buon senso, no? Proprio impari a capire che effettivamente, insomma, non tutto è scontato, soprattutto quando si incontrano persone provenienti dalle culture più disparate da tutti i posti del mondo. E quindi il mio primo giorno è stato questo rito di iniziazione con la fotografia che ti fanno per il cartellino, per il badge, che nessuno ti dice che poi rimarrà lì per sempre e non te la fanno nemmeno vedere. Dici, ah, scusa, posso dire? No, se vai lì. Adesso mi è rimasta questa fotografia orribile che mi porto dietro tutti i giorni della mia vita. Vabbè. E, no, poi sono seduto assieme a tante altre persone e la cosa bella di quel primo giorno è che hai anche un po' di senso di smarrimento, perché ci sono delle attività di autopresentazione, no? Ci si presenta, si dice un po' da dove si arriva, cosa si è fatto, e lì in classe con te ci sono persone che, non so, hanno fatto un PhD a Oxford, hanno fatto un PhD a Stanford, hanno appena finito, non so, la specialistica all'MIT, quindi certo. E rimane un attimino. Quella è una cosa che mi ricordo bene, per me fu veramente... Tu sei nell'headquarter di Zurigo, se non sbaglio. Sì, sono nell'headquarter di Zurigo, esatto. Okay. Okay. E un'altra cosa che posso dire, però collegata a questo, che ecco, invece è riferita a come si lavora tutti i giorni in Google, è per me, allora... Ci sono varie cose positive che contraddistinguono Google, varie caratteristiche positive che contraddistinguono Google. Quella che a me piace sempre di più rimarcare è legata alle persone. L'aspetto più grande che trovo di crescita personale, di arricchimento professionale e personale, è la possibilità di dialogare con persone di un'intelligenza incredibile. Non soltanto intelligenza tecnica, che quindi ti costringono a ridefinire anche talvolta il modo in cui tu lavori o che lavoravi prima. Io stesso ho dovuto disimparare alcune cose e impararne altre, che ti costringono ad andare nel profondo dei dettagli, dei dettagli quasi infinitesimali del tuo lavoro, ma soprattutto anche arricchimento personale, storie di vita incredibili, persone che sono scappate, faccio esempi concreti di persone che lavorano con me, persone che sono scappate da paesi dell'ex Unione Sovietica dopo il crollo del muro di Berlino, quindi il crollo dell'Unione Sovietica poco dopo,
sono scappato in altri paesi del mondo, hanno vissuto in roulotte assieme alla propria famiglia per anni e poi si sono trasferiti dall'altra parte del mondo e oggi sono manager a Google. Grazie mille Roberto per tutto, per l'intervista, penso sia di grandissimo valore per chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà in futuro. Chiaramente non vediamo l'ora di averti qui con noi a Palermo per il master e per tutte le altre occasioni che spero ci saranno. Mio. Ti saluto e grazie a nome di tutti. Una buona giornata. Grazie a voi, un piacere, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.